Buongiorno a tutti, siamo ritornati finalmente in montagna dopo quasi un mese di assenza. Problema Covid. Io ne sono uscito fuori una settimana fa. Zio è il grande matto, ne è uscito fuori ieri. Benvenuti sul canale. Dopo due settimane che sono in casa e poi altre due settimane che non ho fatto niente, oggi proviamo, ma penso che mi butto sotto un albero qua dopo 200-300 metri e quindi aspetto lui che riscende. Comunque, siamo qui a Santa Serena, nella bellissima cornice di Santa Serena, che consiglio sempre a tutti. L'autunno incalza, i colori cominciano a cambiare, anche se ancora fa un po' caldino e quindi non è ancora l'autunno che piace a noi, che qui nella zona, nelle zone centrali d'Italia, nel Lazio, si comincia a vedere a novembre. Oggi tenteremo la salita al Monte Malaina, 1:20. Il sentiero è il 718 e, come dicevo, siamo partiti qui dal parcheggio, abbiamo lasciato qui la macchina e subito da qui dove c'è la croce prendiamo l'imbocco al sentiero. E niente ragazzi, buona visione. Come al solito, attacco tardi le live. Fortuna oggi non troppo tardi, a 100 metri dalla partenza. Ragazzi, mi raccomando, portate con voi sempre un GPS o comunque un qualcosa che tracci. Qualche giorno, no, qualche settimana fa, una ragazza che segue il canale mi ha consigliato di andare a fare il Monte Gemma senza una traccia, poi è andata dispersa e ha dovuto chiamare l'isoccorso per essere recuperata. Quindi sempre con voi una traccia GPS è utile, se vi perdete la strada è facilmente ritrovabile, riprendibile. Circa 10 minuti di cammino entriamo all'interno della faggeta. Qui ragazzi parte il dibattito, voi cosa ne pensate? Lo zio l'altro giorno in mezzo al Covid a letto leggeva e... Leggevo che ma non solo Abruzzo, penso, una qualche cosa di quasi tutta Italia, penso, che vanno limitare le chiusure ad andare in montagna. E leggevo più che altro per la fauna, per gli orsi, salvaguardare queste cose qua, e quindi volevano chiudere proprio dei sentieri, dei posti. Poi non lo specificavo bene perché a me mi frega la parolaccia, non mi frega un cazzo, nel senso, io in montagna ci vado, divieto non divieto. Fai, parli francese? Sì, parlo francese, me ne provo a fregare di meno, quando mi viano mi arresteranno, ma io in montagna ci andrò sempre perché rispetto la natura, lascio tutto come trovato, e tanti dovrebbero fare così, forse anche per questo motivo che sta corsa sulle montagne è scellerato, tutti quanti anche con le ciabatte vanno in montagna ormai, poco preparati, senza attività fisica, senza niente, le lasciano tutto sporco, si vede nei rifugi, donnamo con Fabio, gente da veramente da impiccarli. Tocca vedere un attimo bene questa questione qua,
E ragazzi, qui parte il dibattito. Voi che cosa ne pensate? Siamo a un punto di svolta, ovviamente da qui dovremmo entrare dentro e poi lì per andare su al Malaina, che non vediamo perché oggi abbiamo avuto questa fortuna di trovare tutto bello nuvolato, che a me piace sinceramente, però da su non c'è vista. Si abbassa la temperatura e dopo un bel po' di tempo si rimette il cappellino che fa freschetto. Abbiamo fatto un piccolo strappetto da giù a salire e adesso si prosegue. L'ultimo strappo, la croce nel Malaina, croce insolita ma sempre croce. Monte Malaina 1480, croce, alberi e tanta nebbia. Adesso facciamo un bel fuocherello. Ci abbiamo pasta e fagioli oggi. Sì, pasta e fagioli. Pasta e fagioli come primo, poi faremo un bel filetto alla griglia e per terminare ci abbiamo pure quattro salsicce se proprio c'entra ancora qualcosa, con un po' di pane. Consiglio camminata semplice. Sì, camminata semplice, perché se parte già abbastanza alti, 1030 mi sembra, poi il resto sono 480 metri di dislivello. Filippo, ho visto The Summit, visto un video suo che è venuto dalle parti nostre. Peccato che non ci sono stati contatti, mi sarebbe piaciuto conoscerlo, così scambiavamo qualche due chiacchiere e fa qualche passeggiata con lui dalle parti sue, dalla Magnella, che è stupenda. Ciao Filippo, ti seguo io, Ti seguiamo tutti Filippo, poi quando vuoi venire qua in zona Lepini o se veniamo in Abruzzo organizziamo qualcosa. Ecco la croce. Mazza che croce. De merda. Ragazzi, come sempre, la montagna, il fuoco, una meraviglia. Ci scaldiamo la pasta e fagioli sulla bracetta, poi dopo ci facciamo un bel filettino, pure qualche salsiccia. E adesso, nell'attesa che la brace si fa e la minestra si scalda, facciamo pure un bicchierino di vino alla salute. Ho scordato il bicchiere, la cucumella oggi. Cucumella in dialetto calabrese. Oggi un bel vino del Circeo, cantina Villa Gianna. Cantina Villa Gianna, io faccio pubblicità, se voi volete mandare qualche bottiglia, se mai capita che vedete il video, a noi fa sempre piacere. E niente ragazzi, come faccio qualche ripresina mentre ci prepariamo la ciccia e poi spegniamo il fuoco, rimettiamo tutto com'era e ce ne torniamo a casa. Dite ai vostri amici
devi guardare il canale, domani arriva a 1000, ci siamo fermati. Infatti 887, oggi... no? 887, ma oggi manco ho detto niente, di solito dico all'inizio subito. Vabbè, però iscrivetevi al canale, ma soprattutto voi siete già iscritti, dite agli altri, agli amici, fateli venire dentro, che ci serve, panno avanti. Eh sì, sennò qua sono a perdere colpi. Anche col Covid, dopo Covid siamo saliti, eh. Il titolo del video sarà... Il dopo Monte Covid. Malaina dopo Covid.